È Silk to Silver coming for you. Con gameplay, storie e review, la noia non c'è più. Dai, tuffati anche tu nel mondo di Sion. Salve a tutti cari amici e bentornati sul mio canale, ovviamente benvenuti se è la vostra prima volta, come vi dico sempre in questi casi sono il vostro SionTrueSilver e anche oggi vi porto un nuovo video di Steel Rising, il nostro nono episodio, appunto se i calcoli sono esatti ma dovrebbero esserlo, di questo titolo che è stato regalato al mio canale dall'amico Omar Prazzoni, che ha un canale omonimo di gaming qua su YouTube e un canale di videomaking CGM Cinema in cui collaboro in ambo i canali, quindi vi lascio tutto in descrizione, se andate da lui troverete anche la mia presenza sui suoi canali. Detto ciò ragazzi, siamo ancora qui in direzione del palazzo del Lussemburgo, vedete ecco qua che abbiamo le nostre missioni da fare e se andiamo a usare la Vestale, vediamo un attimo se tutto va bene, ecco potenziamenti, no, non funziona bene, ok, funziona adesso, scusate c'è qualche problemino al pad, ho visto ultimamente, possiamo potenziare la parte a livello 4, poiché i lingotti di bronzo dovete sapere che si farmano, no? Si farmano ammazzando i nemici quelli più grossi, o almeno così è stato per me, quindi conferma. Perfetto, la portiamo a livello 4, per portarla a livello 5 abbiamo bisogno di lingotto di oriaco che non abbiamo, 3 lingotti di bronzo a ghisa, cioè abbiamo 2 di bismuto, insomma per portare a livello 5 abbiamo uno scalinga in potenza, ma ci sarà da sputare un po' di sangue, via. Ecco qua, perfetto, l'importante è che ce l'abbiamo a livello 4. Ok, adesso avanziamo in questa direzione, vi ricordate che alla fine dello scorso episodio abbiamo sbloccato lo shortcut, no? Ecco qui, colpiamo. Ok, pensavo scoppiasse, ma così non è stato. Ed ora ci facciamo il giro di qua. Poiché c'è molto da vedere qua il palazzo del Lussemburgo, eh? Molte cose da fare, siamo sempre, per chi è la prima volta che si collega su... sulla mia run di Steel Rising in Blind Run. Ok, quello ragazzi è il nemico che vi droppa i lingotti, questo qui grande e grosso, quindi l'arma di livello 4 non è che fa così tanta differenza, fatto sta che con la barra ho visto che l'importante è colpire in modo pesante. Vi ricordo che ho attiva, gente, la modalità assistita, poiché il gioco è veramente una difficoltà abominevole, almeno per me è stato molto difficile perché ho finito anche in una zona molto livellata per il mio personaggio debolino all'inizio. Ecco qua, vediamo cosa ci ha dato, lingotto di bronzo, meglio di così ragazzi, cosa dobbiamo fare? Vi ho detto, si può droppare i lingotti di bronzo come vedete da questi nemici. Qui cosa abbiamo? La vediamo una vestale, fiaschetta d'olio normale, qui c'è uno di quei trombettieri, colpo alle spalle, via, quando ci fanno quelle specie di perri schiviamo il prima possibile. Qua abbiamo un altro item, essenza di spirito valoroso, ok, e qua guardiamoci attorno. Qui non è che c'è un passaggio qua attraverso, no, non penso. Il fatto che manchi proprio una minimappa come in tutti i Souls è un problema alle volte, raccogliamo. Madame, mi è stato riferito che i festeggiamenti previsti per questa sera sono stati rimandati sin die. Pare che il conte di Provenza abbia altri piani, ma non intende rivelarli, perché allora non cogliere l'attimo incontrarci in privato, scesa la notte, nel boschetto in cui abbiamo creato alcuni dei nostri più dolci ricordi, rimarrò in attesa del vostro arrivo, il vostro amico P. Nota scritta da un cortigiano. L'amante della moglie del conte di Provenza potrebbe essere... Perfetto, lì c'è la vestale. Ottimo. Guardiamoci sempre attorno per non lasciare indietro nulla. Ogni oggetto, ragazzi, serve. Ecco, lì abbiamo un altro item.
attiviamo la vestiglia. Perfetto. Non sediamoci per non riposare. Abbiamo abbattuto solo due nemici, ma comunque sono una molto vicina all'altra, le due vestali, eh. Niente da dire. Allora qui, come vedete, c'era un gancio per risalire di qua. Là c'era un punto, se noi facciamo questo, c'era un punto che si ricollegava, dobbiamo sconfiggere il gigante lì, il panzone, come potremmo dire, ecco qua, che ci fa scendere di qua. Perfetto. Adesso vediamo di qua dove andiamo. Allora, il palazzo del Lussemburgo è là. Perfetto. Qui c'è qualcuno che parla. You are wrong about my intentions. Get back! You are only given the power of speech to better deceive your victims. Ok. Allora. Vediamo. Perfetto. Allora, sembra che dobbiamo saltare in quel posto, mentre di là 108 metri c'è il nostro missione del dottore. Vorrei fare prima la secondaria, eh. Qua. Ok, allora gente, Lavoisier è stato messo anche lui in gabbia, da quello che abbiamo capito, dal conte di Cagliostro. C'è un buco lì. È invitante scendere lì, non sappiamo dove ci porti. Ok, qua. Perfetto, sblocchiamo, penso, uno shortcut. E di lì si salta per entrare nel palazzo del Lussemburgo. Ok, cerchiamo prima di risolvere la questione del dottore. Allora di qua, vediamo qui. Ok, qua siamo tornati nella zona, sicuramente. Allora, la fiamma che abbiamo visto era quella di un titano che è stato attivato grazie alla prigionia di Lavoisier, quindi è il prossimo personaggio che dobbiamo liberare, Lavoisier, e penso che, visto che giochiamo sempre sull'oretta, dovremmo avere abbastanza tempo per risolvere la questione di là. Ok, lo studio del dottor Remonier è lì. Vediamo qua. Qua c'è una di quelle bestie grame. Ok, proviamo dentro di qua. Pare che non ci sia nulla di che qui dentro. Questo potrebbe essere il boschetto di cui parlavano gli amanti. Là vedete che vi è uno di quei fabbri. Thank you.
Nonostante, ragazzi, abbiamo l'arma potenziata più 4, cioè guardate quanti colpi prende il nemico. Forse è proprio un discorso di usiamo una di queste fiaschette, non usiamo ancora il nostro oliatore. Forse è effettivamente un discorso di potenziamento di personaggio, perché sì, la porteremo a livello 5, ma non mi sembra che poi è il livello massimo, se ho capito bene, delle armi. Ma non è che cambia così tanto la situazione qua. Allora, ci serve l'oggetto per passare oltre. E il dottore si trova là. Ok, ufficialmente ci serve. Probabilmente sarà questo titano magari a darci la ventilazione efficiente grado 2 e una chiave modulo. Allora, questa è aperta. Vediamo. Carica efficiente, stabile. Ventilazione efficiente. Danni e raffreddamento rapido. Vi ho detto, non ci sono ancora moduli che mi stanno facendo gridare al miracolo. Adesso il buco, sinceramente, mi ispira molto. Sperando che ci sia un modo per risalire. Ci deve essere. Fogne del Lussemburgo. Allora, sì, si risale easy, ragazzi. Quindi andiamo a vedere le fogne del Lussemburgo. Ah, serve l'oggetto per rompere. Ce lo darà a breve lo strumento, perché se no questo probabilmente sarà il pezzo che dovremo fare per passare oltre. È importante che ci facciamo tutte le nostre idee. Dobbiamo saltare in quel balcone, quindi. È abbastanza... come si chiama? Sapevo potevo usare un oliatore e poi riposare la vestale. Guardiamoci bene attorno. Qua c'è un moschetto, ma non possiamo prenderlo. Ok, penso dobbiamo uscire di qua. Ok ragazzi, questo è Titano, l'alchimista del Lussemburgo, che alimentato da Lavoisier. Però, primo sangue è mio. Ok, abbiamo retto il colpo, a meno che non tiri fuori qualcosa di veramente invalidante. Bene. Non riusciamo a rompergli la guardia. Stiamo attenti al colpo di ritorno, eh. Fa un colpo di ritorno, avete notato? Questo... Ok. Perfetto. Per il momento lo stiamo schivando abbastanza bene. Ok, un'esplosione a terra. Elettricità. Ok, ce l'hai piazzato, niente da dire.
Poppiamo energia verde. Si è messo abbastanza malino, eh. Lasciamolo agire. So naive. Cagliostro, that miscreant. He's got me. He's got us all. There. You are free. Senor. Vocasson's dancer. You're conscious too. And yet, you're not one of the Count's creatures, n'est-ce pas? I do not know, monsieur. But how? Make haste. You must not linger here. I shall seek refuge at the Cordelier Convent, just a stone's throw away from here. Its walls are said to be impenetrable. That's where the members of the Third Estate promised to meet if an abomination such as this were to occur. A refuge for patriots. Would you be so kind as to clear the way, madame? En effet. That would be most prudent. Ah, you are a blessing. The convent is over there, up on the hill. I shall meet you there once the danger has passed. Ok. Ariete dell'alchimista. Questo modulo speciale consente di abbattere muri fragili. È quello che ci serviva per continuare. L1 e triangolo quando un elemento distruttibile si trova nel raggio di azione. Esegue un calcio da ariete. Ok. Allora, abbiamo fatto un po' di anime anche. Ecco qui, modulo di sopravvivenza, chi avevamo l'ingotto di Orialco, finalmente l'abbiamo trovato per potenziare la nostra arma più 5. Ma ancora, ragazzi, non basta, perché ci servono altri materiali. Ora, ecco qua, vedete, ce lo fanno usare subito. Abbiamo detto questo e triangolo. Con il calcio, una bella scarpata, una scarpata, no? Ci liberiamo di tutto. Allora, adesso qua... Mi stavo guardando un po' intorno se avessi lasciato indietro qualcosa, ma così non è. No, queste porte non si aprono, immagino. No, dietro all'angolo nessun oggetto. Possiamo proseguire. Sapete che tendo, cerco di essere completista il più possibile. Per quanto molti trofei mi sono bloccati, tra cui quello che avrei potuto fare adesso. Guardate qua. Interessante. E quelle porte lì? Non si aprono. Ok. Usciamo da qui. Adesso dobbiamo usare il calcio dell'ariete in ben due punti. Ok, se riuscirò ad uscire da qui, ovviamente. Allora, uno, due. Ok, in qualche modo siamo usciti qua. Una nota al re dal conte di Provenza. Dal re, scusate, al conte di Provenza. Monsieur, fratello mio, siamo grati che abbiate voluto informarci della richiesta di Monsieur Lavoisier. Vi prego di rispondergli immanentemente, proponendogli di incontrarvi in un luogo isolato. Vi suggerisco di mettere la faccenda nelle mani del conte di Cagliostro, che vi è stato l'autore di questo messaggio. Indi, se tenete la vostra vita, lasciate il palazzo del Lussemburgo quanto prima e cercate rifugio a Brunoi. Non avete nulla da temere. I nostri piani procedono a meraviglia e il nostro trionfo militare è già assicurato. Luigi. Re Luigi XVI, il re orologiaio, come lo chiamano qui. The Cordelier Convent is over there, up on the hill. Monsieur Lemonnier's house is on this road, not far from here. I could pay him a visit to learn more about the death of the poor Dauphin. Ok, abbiamo il cavo, vedete, per tornare su. E qua una nuova vestale. Ok, sediamoci, vediamo se possiamo potenziarci. Mi manca un po' di essenza animica. Quindi, ragazzi, non è un problema, la utilizziamo, ce l'abbiamo. Allora, essenza animica. Dov'è che ce l'abbiamo? Ecco qua, spirito valoroso.
dovrebbe bastare. Non ancora. Fortunatamente ne abbiamo ancora un po', così sembra. Modui, diario. Allora, innanzitutto abbiamo 5 chiavi. E io ne approfitterei per aprire questo modulo. Di livello 3. Allora. No, qui ci stiamo equipaggiando, quindi. Pardon. Allora, ecco qua, spirito minore, fa che basti. Sì, adesso basta sicuramente. Potenziamenti. Ok, allora, potenza, resistenza, autonomia, ingegneria. L'alchimia ancora non la alzerò dopo. Direi potenza. Dai, andiamo su di danni. Per quel poco solo più 5 i danni fisici. Danno di azione speciale. Ci alza di poco. E lo squilibrio per rompere le guardie. Ma non è che ci cambi più di tanto. Allora, equipaggiamento. Potenziamenti, andiamo sugli slot moduli. Io aprirei questo. Si sa mai che troviamo uno slot modulo di livello 3 che sia veramente, cioè in teoria gli slot moduli di livello 3 devono essere incisivi, gente. Allora, inventario, granata esplosiva. Aspettate, spostiamoci qua. Abbiamo aperto questo come slot modulo di livello 3. Allora, doppia la durata delle infusioni elementari, mettiamoli in ordine per livello. Quindi andiamo a vedere tutti i livelli 3 che abbiamo. Ne abbiamo solamente una, quindi vabbè, per il momento rimaniamo così. Allora, se io vado qua e passo di qui, non posso tornare indietro però nel palazzo del Lussemburgo. Anche se dovessi scendere, faccio le mie prove, ragazzi, perché ci sono delle cose che dobbiamo sbloccare, come sapete, dalla tratta che sto. Andiamo qui, ci abbiamo un cavo da quel lato là per tornare su. Io chiamo il cavo, ma da qui, ragazzi, siamo usciti. No, non riusciamo a tornare indietro. Cavi non ce ne sono per appenderci, dobbiamo per forza. È un peccato perché là c'erano due zone che dovevamo aprire, no? Quindi vabbè, usciamo adesso, riusciamo fuori da questo lato. Ok, guardiamoci qua attorno, ma lì c'è una vestale, ma perché non possiamo neanche teletrasportarci tra vestali? Il problema è questo di base, vedete, non c'è un teletrasporto come nei Souls. Questa è una cosa che manca, effettivamente, a meno che non ci daranno la possibilità. Quindi dovremmo rifarci tutta la strada una volta che... Fatemi vedere. Ok. Ovviamente adesso che abbiamo la possibilità di rompere con le ariete, dovrei ricordarmi tutte le zone in cui avevamo il nostro... i nostre zone rompibili e andare a dedicarci a quelle attività. Qua. Ok. Ne abbiamo già trovato uno. Qui c'è un'altra vestale, come vedete, che avevamo già sbloccato. Sì, torniamo indietro qua. Quindi questa zona, allora, ariete dell'alchimista in combattimento. L'ariete alchimista può essere usato e rilascia fuoco. Questo tipo di attacco richiede munizioni elementari, raggio, nel raggio d'azione. Ok, fantastico. Qua mi ricordo che ok, non passano.
che belle cliccare belle vecchie cose dei Souls, dove i nemici non riescono a passare. A questo punto lo facciamo fuori, ragazzi, non ditemi niente se non ci fa fuori prima lui. Perché è vero che non può passare perché è troppo grosso, ma allora bussolo. Ok, di qua non si andava da nessuna parte, se ricordo bene. Non ci sono altri punti da poter rompere. Allora, effettivamente sto tornando indietro, ragazzi, però l'ariete ci ha dato lo shortcut per un motivo. Quanti perri che fanno in sto gioco i nemici, veramente. Sono praticamente quasi invasivi tutti sti perri, credetemi. Ok, non si torna indietro, quindi per forza di qua. C'era tutta una strada che avrei voluto, che sto pensando adesso, avrei dovuto visitare, ma fatemi vedere di qua, di là ci sono questi altri tizi. Allora, ho paura che spenderemo buona parte dell'episodio cercando di tornare indietro, ma qua siamo all'inizio. Ci serve liberarci la zona da questi nemici per essere sicuri di poter adesso vediamo di colpire il nemico tot volte per dargli le fiamme. Non abbiamo munizioni mentali. Ok, ha preso fuoco. Ottimo. Eravamo bloccati in un angolo. Allora, anche la difficoltà qui è bloccato, come vedete. Quindi non so che strada dovremmo fare per sbloccarlo. E qua ci indica una zona qui che ci è costata comunque a picchiarci con tantissimi nemici. Ufficialmente torniamo indietro. Secondo me, io ve lo dico subito, ragazzi, se perdiamo tutto l'episodio a cercare la strada faccio dei tagli, per quanto non amo fare dei tagli, come sapete, qui urge una soluzione, quindi dobbiamo, si va avanti indubbiamente a colpi di a colpi del nostro nuovo ariete. Qua dove siamo? Ok, qua siamo tornati nella zona vecchia. Noi dobbiamo vedere la zona nuova dove eravamo, che era di qua. Qui c'era la vestale, di qua ce n'è un'altra di vestale, che è quella che abbiamo attivato prima, saltando giù dal palazzo del Lussemburgo. Perfetto. Ok, questa era la strada che volevo fare, quindi ripoppiamo le nostre pozioni
il nostro oriatore di Lavoisier e teniamo nuovamente attivi i nostri obiettivi. Proviamo ad andare verso lo studio del dottore, anche se qua vedete che c'è roba nuova qui. Vi ricordo sempre, ragazzi, ve l'ho detto prima, ve lo dico ancora per chi comunque è la prima volta che segue questa run, è una blind run, quindi si fa quello che si può. Ai membri del Théâtre Français, compagni, il re ha fatto rinchiudere nella Bastiglia chiunque sia stato decretato nemico del regno, perché non ha perdonato di aver presentato il Carlo IX di Chénier. Supplico chi di voi, come il sottoscritto, abbia professato pubblicamente il proprio patriottismo di trovare un rifugio sicuro fino a quando la minaccia del tiranno non sarà stata sventata. Solidarietà e fraternità. François Joseph Talma, citoyen, attore. Non ti è andata bene. Visto che sei qua a terra, bello che è morto. Quindi, ok, adesso qui abbiamo esplorato. Uno di quegli orribili infami con scudo e lancia. Li gestiamo molto meglio di quando li abbiamo visti la prima volta, che erano infernali. Munizioni elementari per 15, là ce n'è un altro, Andiamo a vedere la zona di là. Ok, abbiamo ottenuto la sua bruttissima attenzione. Allora, l'arma potenziata fa al suo perché. Niente da dire, ragazzi, perché vedo che i danni rispetto a prima, che avevamo le armi più uno contro sti nemici parecchi video fa, 4-5 video fa, quei che erano, questo non si alza, questi sono anche loro belli infami. Allora, lì si va per il convento, mentre qua c'è il passaggio per lo studio del dottore Monet, che però è proprio fuori mano. Quindi ciò che... Ok. Sparo io, spari tu. Esplode. Ci ha preso, non so come ha fatto, ma va bene uguale. A volte andare fino in fondo per sé e guardare paga, come vedete. Qui dobbiamo tornare nei fogni del Lussemburgo, ragazzi, e rifarci la strada. Magari ve lo faccio come episodio speciale, vediamo, Volevo documentare, qui è bloccato, volevo documentarvi un po' tutto quello che succedeva durante questa run di Steel Rising, perché comunque è un titolo che mi sta piacendo, anche se sono stato costretto ad attivare la modalità assistita, come vi ho detto, perché non riuscivo ad avanzare in nessun modo, ero bloccato. Ok, vediamo qua dentro. Fiaschetta di autonomia, mentre per arrivare là dubito che ci sia un modo semplice e tranquillo, perché come vedete sono molto alti questi. Sì, dovremmo farci cadere da qualche altra parte. Entriamo di qui, inutile indugiare a destra e a sinistra, questo, quell'altro. Allora, adesso cerchiamo ancora di andare dal dottore, ma secondo me il dottore lì c'è uno di quei ragni. Questi non li ho mai visti, hanno due armi. Chiamo l'oliatore. Qui è richiesto perché vanno subito un po' di danni. Questi secondo me sono infami, con ste doppie lame. Per modo di dire, perfetto,
Allora, torniamo sulla bussola. Vediamo se possiamo raggiungere finalmente il dottore. Sì, ditemi che siamo dal dottore. Ciò non è un bene perché ce lo fanno sudare sto dottore, ragazzi. Ok, ci sono arrivati addosso con una violenza inaudita. Okay. Siamo messi male di stamina. Fatemi vedere. Ok, passiamo di qui. Non riesce a passare. Ottimo. Questa cosa la sfruttiamo. Alla fine i tocchi dei soul sono sempre i soliti. I nemici sono scriptati in modo che non passino. Okay. Perfetto. Allora, di qua andiamo avanti nell'altra missione, qua andiamo a cercare il dottore. Qua possiamo esplorare un po' la zona. Cosa c'è qui? Maledico la vanità che mi ha reso complice di questo folle. Cosa sono onore e fortuna di fronte alla paura che mi attanaglia? È troppo tardi forse per dare sfogo alla mia coscienza. E chi, in nome di Dio, posso confidare ciò che so? Se venissero a sapere le mie intenzioni, quei mostri mi manderebbero a morte senza appunto esitare. È meglio tacere e attendere il momento giusto. Non sono il solo ad essere in pericolo, tutta la mia famiglia potrebbe risentirne. Questo è il taccuino del dottor Lemoinier. Quindi, ricordiamoci le strade che stiamo facendo, eh? Il dottore? Questo è lo studio. Sì. Raccogli. Questo documento manoscritto ritrovato nel studio del dottor Lemoinier è composto di caratteri sconosciuti. È indecifrabile. Tutta sta fatica, ragazzi, per trovare una roba indecifrabile. Decifra le note. Oh, abbiamo trovato il set del Secret Roi, ragazzi. Che questo mi pare che dovrebbe essere abbastanza forte come set. Il cappuccio. Allora, scende un po' per la resistenza all'elettricità, più autonomia. E come inventario, scusate, come set, le Secret Roi, ecco qui, uguale. Come poi alla fine metterò quello che mi piace di più tra tutti, lo so già, come facciano i vari source. Saccoccia medica, cos'è? Scusate, inventario, oggetti della missione. Trovata nella residenza del dottor Louis Guillaume Lemoinier, medico di fiducia del re. Questa borsa contiene bende, unguenti, rimenti e strumenti chirurgici. È tutto occorrente per fornire il primo soccorso a un ferito. Si tratta di un ritrovamento prezioso nel giorno in cui ha avuto il via la guerra innominabile, che già ha mietuto numerose vittime. Forse è un oggetto di missione che ci permette di salvare qualcuno. Comunque. Che siamo qui, se c'è qualche punto in cui possiamo saltare, ma non credo. Vi ricordo che adesso possiamo anche entrare nella residenza avendo l'ariete, quella degli Res Invalidé. Ok. Allora, la missione del dottor Lemoinier l'abbiamo fatta, ragazzi. Quindi, dove ho problema? Ah, guardate dove siamo. Anzi no, non guardate dove siamo. Qua è la zona che arriva al giardino. Eccoli là. Allora adesso ci facciamo uno speedrun, ragazzi. Ci sta. Ci speedruniamo un po' la zona. E adesso scendiamo di qua. Ok. Qui ci sono le fogne. Andando da dottore abbiamo ritrovato tutto, avete visto. Certo, ci saremmo evitati un po' di strade. Nelle fogne andiamo a vedere
con il nostro nuovo ariete cosa possiamo fare. Ah, nemici qua sotto non ce ne sono? No. Nada di nada. E ultime parole famose. Nemici non ce ne sono, no. Per fortuna. Da dietro proprio da infame. Usiamo una fiaschetta. Cerchiamo di risparmiarci gli oliatori. Ok, qua dietro Ghisa. Top, ragazzi. Ci manca solo un altro lingotto e un pezzo di bismuto per poter avere accesso. E si esce di qua, attenzione. Si esce in strada, nel quartiere del teatro. Ah, ok, quindi vedete? C'era ingresso alle fogne anche qua. Si ricollega tutto. Sono solamente io che non l'avevo visto. Quindi rientriamo qui nella zona dei cordiglieri. E adesso, senza più nulla indugiare, vabbè, c'è qualche spazietto di qua che forse non ho esplorato, questa strada ad esempio. Mi pare che non l'abbiamo esplorata fino in fondo. No. È quella che ci porta. Questo non l'avevo visto prima. Just a moment, je vous prie. Mon Dieu, Jacques! The monsters have returned to torment us! Partout les saints! Allez-vous-en! You should know that I am armed. I won't hesitate to open fire! Non possiamo parlare con loro. Vabbè. Fa niente. Allora, qua. Torniamo nello studio del dottore. E qua si prosegue, gente. Voglio evitare di dover combattere ancora contro i mostri che ho combattuto prima. Quindi andiamo a vedere fino in fondo la strada se vi è qualcosa altro da prendere. No, così non sembra. Ecco qua, guardate, siamo dall'altra parte, dobbiamo fare tutto il giro. Non sbagliare questo salto, se no dobbiamo rifarci tutta la strada, e non sbagliare questo salto. Ok. Beh, ormai in passo del Serenite lo conosciamo abbastanza a memoria, eh? Allora, se sbagliamo il salto, come vedete, possiamo risalire. Di là abbiamo un passaggio. Di lì possiamo rompere. Tanto si può risalire, nel caso vada male. Allora, laggiù c'è qualcosa. Qua c'è qualcosa. Cosa c'è? Vediamo. Carica efficiente grado 3. È un'altra chiave di modulo. Ottimo. Scendiamo. Non vedo nemici. Se non saltano fuori all'improvviso, anche perché ho visto un item qua. Questa zona non l'abbiamo mai passata, eh. Cioè, non credo che ci siamo mai stati. Allora, adesso. Perfetto. È solo questione della giusta prospettiva. Vai. Raccogliamo questo, utilizziamo una delle nostre fiaschette d'olio, teniamo qualche oliatore e sblocchiamo questo.
Allora, c'è uno di questi qua grossi che si muove per la strada. Se sotto abbiamo solamente un ragnetto, potremmo gestirci il ragnetto. Allora, probabilmente ci vuole più tempismo per il jumping attack, che non ho mai imparato a fare in questo gioco. Ok, adesso sei in meno. E anche questo è andato, ci ha dato una secchiata di... Oltretutto vi ricordo che questi ci possono droppare il lingotto di... come si chiama? Ecco, qua ci ricolleghiamo, immagino, sì, perfetto. Il lingotto di bronzo che ci serve, oltre al lingotto di bismuto, che è l'altro oggetto che serve per potenziare la nostra alabarda a livello 5. Qua. Ok, è bloccato. Guardate qua, l'ho visto adesso. Ok, qui cosa abbiamo? Granata esplosiva. Guardiamoci bene attorno. Potremmo farci cadere lì o farci cadere qua. Allora, proviamo un po' ventata come cosa, ma proviamo a vedere di qua. Nessun posto in cui saltare, a parte quel balcone là, che non penso possiamo arrivarci, ed è quello da cui siamo scesi. Ok. Proviamo di qui. Questa è la zona iniziale. Avete visto? Se dobbiamo tornare velocemente, si scende di là. Poi scendiamo piano piano qui, ecco, così, bene, Ghisa 2, ok, questi non si possono rompere. Direi che va più che bene, stiamo facendo un ricco bottino, potrei dire. Già ce n'è uno di quei che scoppiano, no? Finché non decidi di scoppiare, ecco, finché non decidi di far questo, insomma. Allora, guardiamoci bene attorno, di là, di là, di là, dobbiamo saltare lì. Vedete che qua riusciamo a salire? No, dobbiamo sfruttare un punto di salto che potrebbe essere questo. Mi sembra tanto difficile, ma noi... Ok, in qualche modo siamo riusciti. Adesso facciamo questo. Di là c'è una zona. Infatti c'è un item. Allora, in qualche modo ce la stiamo facendo saltare di qua e di là, come delle scimmie, praticamente. Di qui dove ci troviamo? Vedo uno shortcut. Gente, guardate qua. Eccolo qua. Così non dobbiamo fare più tutti i salti giunti qui. Poi ci spostiamo di qua e lì usiamo l'ariete. Qua. Ed arriviamo dove c'è la vestale. Top, ragazzi. Allora, a questo punto mi fate usare l'essenza di spirito che ho ottenuto. Dubito che basteranno, non basta per livellare sicuramente. Ci facciamo una prova, ma potenziamenti no, ne servono 14.000. Cioè, livellare in Steel Rising è
una cosa abominevole. Ci servono due blocchi di bismuto e ancora una lingotto di bronzo, perché ci dedicheremo alla potenza del moschetto Chevalier Egida. Queste sono le due armi che mi ha consigliato Omar di potenziare, quindi. Ma infatti con la barda sto andando bene, ed era la nostra arma iniziale, siamo tornati sull'arma iniziale, come avete visto. Allora. Apri. Ah, my pet automat returns. Pet? What the devil do you mean? It's quite all right, Maximilian. This machine and I are already acquainted. She's not like the others. For one thing, she didn't try to kill me. Extraordinary as it may seem, she's capable of speech and reason, just as you and I. What the deuce? Mademoiselle, please allow me to introduce you to Monsieur Maximilien de Robespierre, lawyer and representative of Artois at the now defunct Estates General. Maximilien de Robespierre. Inconceivable. I'd wager it was she who laid waste to that monstrosity that was blocking access to the convent. And thus, it is thanks to her that I was able to get to you at all. Oui. I eliminated it. Am I to understand that you have embraced our cause? I must reach the Bastille, where Monsieur de Vaucanson is being held prisoner. And in whose name are you undertaking this mission, pray tell? I obey the Queen. Ah bon? So the Austrian has turned against her husband. I'm not entirely sure that's cause for celebration. No doubt she hopes to further the aims of her brother, Emperor Joseph. With all this turmoil, she could very well hand him the country. In any case, madame, you must know that you have no chance of reaching the Bastille. It seems every effort has been made to restrict access to it. It would seem that the king is keeping his most treasured possessions there. I must complete the task that has been given to me. Your obstinacy changes nothing, madame. Who knows? Perhaps in time an opportunity will present itself. But for now, let us consider the positive and take comfort in the fact that we appear to share a common goal. Bringing down the clockwork tyrant. I must find Monsieur de Vaucanson. He holds the secret to the tireless automats. This is surely true, and when the time comes, I will help you to reach the prison. Je vous le promets. But right now, the people are broken, counting their dead. They can but hide and pray they'll survive. Soon, however, those who bear love for their country in their hearts will be ready to fight again. We must prepare this uprising without delay. Since you have secured the area around this stronghold, more brave citoyens will surely join us soon. Alors, can we count on your support? The king must be stopped. I couldn't agree more, madame. Though I despise war, we must rally the people for battle as soon as possible. A reliable source tells me the arsenal at Les Invalides is overflowing with weapons, but a royal automat guards it. I now have no doubt that you are capable of defeating such a creature. But are you prepared to go back into the fray? Yes, I am. Very well. Try to clear the way so we can access the Hôtel des Invalides. Once you've done that, we'll take care of the rest. A handful of patriots are already there. Their task was to open a passage to the east, through the Faubourg Saint-Germain. Very well. I will go and find them. Ok, Ribera Hôtel des Invalides. Abbiamo un nuovo obiettivo di missione, sì, alla carrozza, ma tornare agli Les Invalides. Parliamo con Robespierre. You're back, madame. Did you free Les Invalides? Not yet. De Grasse, do not give up. Our salvation is at stake. Gli Stati Generali. Were you present when the Estates General was dissolved? Oui, madame. I had a front row seat. I witnessed what it cost to defy the crown. We laid bare before the king the abject misery of his subjects. It was more than he could suffer. So he had the people's representatives dispersed by means of bayonets. At least we only had to contend with soldiers made of flesh and blood, positively angelic compared to the machines that have swept through Paris. Non dire altro. Goodbye, Monsieur de Robespierre. Vediamo se Mirabeau ha qualcosa per noi.
Monsieur de Mirabeau. Have your efforts paid off? Non dire altro. Ok, abbiamo qui un oggetto. Monsieur de Mirabeau, di seguito mi è stato possibile apprendere in merito ai nostri compagni del Terzo Stato. Al momento in cui scrivo, i deputati Pétion, Berère, Valdier, Brigand Savarin, Legendre, Porte, Langina sarebbero stati uccisi. Prenot, Le Chapelier, Donard, Barneve, Lare, Verriere, Prenot, De Viro, si trovano in un luogo sicuro. Barzot sarebbero infine riusciti a abbandonare Parigi. Mi auspico di poter continuare a informarvi delle nuove che verranno comunicate. Non ho letto i nomi di tutti quei personaggi perché erano abbastanza difficili da leggere, ragazzi. Vediamo se adesso che abbiamo la nota possiamo parlare ancora con Mirabeau. Monsieur. No. E qua che abbiamo? Lavoisier. Monsieur Lavoisier. Madame, you're my guardian angel. I don't know anything about you or what drives you, but I owe you my life and can refuse you nothing. Non dire altro. Ok. Probabilmente avranno delle missioni anche in questa zona che è facilmente raggiungibile, come vedete, dal nostro... Adesso non so più da dove devo uscire. Vediamo qua. Forse da qui. Apri. Ok. E usciamo fuori. Perfetto. Dicevo, facilmente raggiungibile. Monsieur de Lafayette. You are safe and sound. Safe and sound indeed. But with a broken soul. I have just returned from Place Dauphine. I understand, monsieur. The Garde Nationale. I was too late. All these brave men cut down in a single attack. Why was I not among them? Alas, I am condemned to outlive them and to witness an even greater calamity. What disaster do you fear, monsieur? It's a highly sensitive matter. I've been waiting in vain for a message of the utmost importance. Can you tell me more about it? Ma foi, at this point, I don't really have a choice. You can speak freely. Have no fear. Before the king's attack, I sent a squad of horsemen on a very important assignment. They were to collect a precious cargo at Gros Caillou, not far from the Hotel des Invalides. What sort of cargo? I'm sorry, Aegis, but I swore on my life to keep it a secret. All I can tell you is that it would give us a decisive advantage. But I haven't heard from my men. I'm worried that the exchange may have met with misfortune. It is paramount that I learn what happened and who has the cargo now. The future of the kingdom depends on it. Since it's so important, I will go there myself and attempt to solve this mystery. Ok, abbiamo un nuovo praticamente incarico da parte di Lafayette. E noi ci salutiamo qui perché sono veramente a tempo limite, ringraziando sempre il mio amico Marprazzoli per avermi regalato appunto Steel Rising. Al prossimo episodio e grazie a tutti di aver visto questo video. Lasciamo la gira.